Ancora un bel gesto di solidarietà, in questo caso è Ecogest che ci mette il cuore. La famiglia Molinari dispone una donazione per l'ospedale di Lugo e una per il fondo di solidarietà per i comuni della Bassa Romagna. Presidente, un gesto importante per stare vicino alla comunità. Sì, buongiorno intanto. Un gesto importante, un gesto doveroso direi, visto quello che sta accadendo, che come più volte ho detto è sostanzialmente la terza guerra mondiale, questa volta senza armi, o almeno senza le armi che fanno rumore, ma sicuramente miete più vittime di una guerra ordinaria, se non fosse altro che il sistema produttivo, il tessuto produttivo, partendo dal singolo artigiano alla più grande impresa, evidentemente sta soffrendo, e conseguentemente la filiera legata agli aspetti sociali, legati a tutto il personale che lavora nelle aziende di ogni ordine e grado, ne sta evidentemente risentendo in maniera significativa. Perché questa doppia donazione? Ma guardi, la doppia donazione, come ho già detto in passato, rispetto diciamo ad altri quesiti di questo genere, se uno potesse farne più di una, e quindi non una doppia ma anche una tripla se fosse possibile, se fosse veramente un qualcosa di immediato beneficio per i destinatari, lo farebbe. La doppia donazione è intanto per le strutture ospedaliere e quindi per quello che sono l'impegno che sta svolgendo il personale, i medici, gli infermieri, gli autisti delle ambulanze, che in questo momento veramente stanno facendo qualcosa che probabilmente tutti noi italiani ci siamo un po' dimenticati in questi anni. Si è sempre avuto, diciamo, come dire, l'abitudine di andare in ospedale anche banalmente per un taglio al dito, e direi che da questo momento in avanti in ospedale ci si passa, c'è veramente bisogno di andarci, sapendo che chi sta in ospedale vede morire le persone tutti i giorni. Questa è una cosa che le generazioni, io sono un 70, quindi parlo della mia generazione e delle generazioni future, non abbiamo mai toccato con mano, se non magari attraverso i racconti del nonno piuttosto che di un parente, ma veramente questa è una tragedia di proporzioni disumane, per cui prima di tutto le strutture ospedaliere, domani potremmo essere noi a dover aver bisogno di un'assistenza, ci auguriamo di no, ma purtroppo il virus è invisibile e quindi molto 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 insidioso. E poi l'altra donazione, e questo un pensiero che io ho condiviso col sindaco di Cotignola a più riprese, col quale mi sento, devo dire, settimanalmente, se non fosse altro per un minimo supporto come dire morale di cittadino, perché poi ci rendiamo conto che possiamo far ben poco se non rispettare le regole, è quello di aver raccolto sostanzialmente un pensiero posso dire tragico, cioè ho colto nelle parole del sindaco quello che veramente è un dramma per chi, al di là del proprio reddito, al di là della propria fascia diciamo sociale, non arriva a fare la spesa, non arriva a comprare i generi di prima necessità. Questo non è accettabile, come non sono accettabili tante altre cose, e non voglio diciamo aprire fronti di polemica rispetto ai provvedimenti del governo, ma esiste un qualcosa di nettamente, diametralmente opposto tra un provvedimento di legge e la realtà di tutti. Io mi sono recato due volte in farmacia qui a Cotignola per acquistare medicine ordinarie e mi creda, ho visto delle scene che mi vengono gli occhi lucidi anche adesso. Non è possibile una cosa del genere, non è possibile nel 2020 e non è possibile da Udine a Trapani vedere queste cose. Quindi la doppia donazione è un dovere morale di tutti quanti, a prescindere dalle proprie possibilità. Vanno bene anche 10 euro, anche 5 euro, però bisogna farlo adesso, perché noi siamo testimoni di un mondo che cambierà. Io lo dico tutti i giorni ai miei figli che mi guardano un po' così, il mondo è cambiato, il mondo cambierà e ci aspetta qualcosa di veramente, veramente molto, molto pesante da affrontare. Quindi abbiamo il dovere di farlo. Non ci sono altre, diciamo, motivazioni, è una questione di dovere morale. Grazie Presidente, un'ultima cosa, l'azienda, la Ecogest prosegue nei suoi lavori in massima sicurezza e il primo gesto era proprio a favore dei vostri dipendenti nei giorni scorsi. Assolutamente, noi abbiamo deciso in maniera molto veloce e molto rapida, senza decreti come si suol dire, di incrementare le retribuzioni nette, quindi sui valori netti e non lordi, del 20% a tutti i dipendenti. Abbiamo utilizzato una piattaforma bancaria con una banca di interesse nazionale per assistere tutte le famiglie dei nostri dipendenti fino almeno a tutto il 31 dicembre, con supporti economici per l'acquisto dei libri di scuola, per le visite mediche di prima necessità,
tutto ciò che per una famiglia ordinaria è una necessità ordinaria. Quindi l'azienda sta lavorando in questo momento al 70% della propria, diciamo, forza, perché stiamo rispettando le chiusure di alcune regioni, tipo la Lombardia, dove siamo fermi, e il nostro personale è assolutamente, costantemente assistito dai presidi sanitari e attraverso lo smart working e attraverso qualche ora di sonno in meno, ovviamente li assistiamo giorno e notte affinché possano produrre. Produrre significa produrre ricavi significa pagare lo stipendio e pagare la filiera. Anche su questo aspetto mi permetto di sottolineare che è un dovere morale di ogni imprenditore non dimenticarsi dei fornitori. I fornitori sono la nostra benzina, dobbiamo pensare anche a loro. Non possiamo pensare soltanto di portare avanti i nostri numeri. I numeri quest'anno non hanno importanza, l'importante è la filiera nel suo complesso.